il gazzettino 06-05-1995 e il testimone non chiamerà in causa Dio. Bene. E qui passiamo a un altro paragrafo. Se Francesco ha da aggiungere qualcos'altro sulle infamità, passiamo finalmente alle sentenze. D'accordo. Andiamo pure con le sentenze. E questa sentenza è la Corte Costituzionale. Questa sentenza, che viene presentata qua dal Gazzettino il 6 maggio 1995, finalmente il testimone non giurerà più davanti a Dio. E questa è una grande rivoluzione. Siamo nel 1995, 50 anni dopo la Costituzione. E questo è un grande sforzo della Corte Costituzionale. E vediamo come il 13 maggio 97 abbiamo notizia che gli usi musulmani se ne stanno fuori dal processo. E questa è la Corte d'Assise di Perugia. La Corte d'Assise di Perugia ha detto i costumi musulmani se cavoli vostri, come i costumi cattolici se cavoli vostri, i costumi pagani se cavoli vostri, i costumi di cultizia se cavoli vostri. La legge è la relazione fra le persone civili, la legge, non i costumi religiosi, no? Beh, che strano, sono mai stati civili. No, ma questo ce lo vediamo noi a livello religioso. Questo sì, a livello civile loro hanno i loro diritti come li ha qualsiasi altra persona. E sì, ma vedi, il problema è che loro, è sempre fondamentale, essendo loro la verità, essendo loro i rappresentanti di Dio, hanno il diritto di stabilire le regole per gli altri. Si ritengono in diritto. Sì, ritengono in diritto, cioè, ma è quello che vogliono fare. Cioè, nel senso di imporre agli altri, cioè che gli altri devono rispettare la loro religione, e loro non possono, loro non sono dovuti rispettare nessuno. Per prima cosa che ti chiede un cristiano è sempre il rispetto. La Repubblica, 9 ottobre 1997, la Cassazione annulla la condanna a Scientology. Vabbè, se sarà il cavolo di Scientology, no, non è solo il cavolo di Scientology, se è cavoli per la libertà di pensiero. La sesta sezione penale della Cassazione ieri ha infatti annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti degli adepti dopo circa due ore di Camera di Consiglio. I giudici della Suprema Corte hanno deciso per l'annullamento della sentenza di rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Si tratta in particolare del verdetto con il quale era stato fra l'altro negata la natura religiosa dell'associazione. Chiaro questo? Cioè, la natura religiosa di un'associazione appartiene all'associazione stessa, ai suoi fini, non a quelli che gli altri vorrebbero per farli fuori. Chiaro questo? Dopo aprirò le linee telefoniche. Chiromante non è fuori legge se paga le tasse. Scusatemi un attimo, non è fuori legge, è il prete che fa la confessione, che dà i consigli, che adesso è fuori legge il chiromante. E giustamente la Corte di Cassazione dichiara con sentenza del 18 novembre 1997, cioè pubblicata dal Gazzettino, da Repubblica, in quella, che se paga le tasse non è fuori legge. Chiaro questo? Anche perché un chiromante è decisamente migliore di ogni prete. Dal mio punto di vista sì. Ma comunque anche perché lui dice che parla in base alle sue capacità e non in base a Dio. Di conseguenza, anche, cioè, io dal punto di vista della persona che mi rivolgo posso anche non credergli. E invece un prete pretende di essere creduto in quanto rappresenta Dio. E infatti Francesco, la maga a processo sconfigge il prefetto. E si viene a definire che la maga, in un articolo pubblicato da Repubblica il 10 dicembre 1997, ed è Carla Angela Angeloni, ha dimostrato che la sua attività è un'attività normale, meritoria e anche di servizio civile. Tanto per essere chiaro. E dal mio punto di vista è sempre migliore del prete, anche se mi stanno sulle palle tutte e due, ma non è importante. È meno dannosa. Esatto. E anche questa sentenza è una sentenza importante, perché va a chiarire quelli che sono i rapporti civili. Ma leggiamoci un attimino le motivazioni della sentenza di Scientology. Dice: dichiaratamente parziale perché ispirata, ricordate che è stata annullata dalla Cassazione una sentenza di condanna. Dunque, dichiaratamente parziale perché ispirata esclusivamente alle religioni di ascendenza biblica e illegittima sotto molteplici profili, è fondata su presupposti filosofici e storico-culturali inesatti, è viziata di illogicità manifesta
nella motivazione che la supporta. Cosa vuol dire? Che la sentenza di condanna era motivata soltanto perché i giudici che l'hanno condannato, Scientology in primo grado, dal punto di vista religioso, poi i specifici non me ne frega niente, quello della magistratura che si ribecca, perché avevano nella testa la religione soltanto come concetto biblico. E questo è inaccettabile, questo è incivile, non appartiene alla Costituzione della Repubblica Italiana. Chiaro questo? Questa è la motivazione. Dopo vi leggerò ancora di questa sentenza, perché qua e là ne ho qualche stralcio importante. E ancora la Cassazione, dal Gazzettino, 20/11/1997, non è obbligatori i corsi alternativi alla religione. Se lui vuole farsi la religione, si è fatti sui. Se vuole farsi il cattolicesimo a scuola, si è fatti sui. Tu non puoi obbligare i corsi alternativi alla religione. Infatti mia figlia va fuori, se ne va a fare un giro. E questa è un'altra sentenza importante. Attenzione, abbiamo un'altra sentenza importante della Cassazione, della Repubblica, del 23 novembre 1997, accolto un riconoscimento di paternità. La Cassazione: papà e mamma hanno pari diritti, cioè hanno pari diritti e pari doveri. Dopo vedremo dove invece c'è la pretesa di avere un uguale diritto, dove non spetta quel diritto, perché c'è anche questo dopo. Praticamente i genitori sono responsabili sia nei confronti dei figli, sia nei confronti della famiglia, sia nei confronti di quello che fanno, perché è un accordo giuridico, non è una struttura religiosa dove mi so il parolone e ti obbedisci. È una funzione sociale. È una funzione sociale, c'è una paritaria. È una necessità sociale, è una cosa che appartiene alla nostra cultura, ma non certo perché lo manda di Dio. Dopo la separazione le erano stati tolti i figli. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. La Cassazione: quella madre, testimone di Geova, fu discriminata. Cioè tu non puoi decidere a chi dare i figli in una causa di separazione in base all'atteggiamento religioso o alla tendenza religiosa di uno dei partner. Tu devi curare al meglio la questione dei figli, ma non puoi fare discriminazione religiosa. E questo lo dice la Cassazione con sentenza del 28 maggio 1995. È pubblicato sulla Repubblica questo. Vediamo se riusciamo a far entrare qualcosa in testa, ma sarà difficile. Attenzione, qui abbiamo adesso una distinzione nel pari diritto. Cioè c'è un diritto, è pari il diritto all'interno della famiglia, ma c'è una cosa che non è pari. Cioè il corpo delle persone. Il corpo delle persone appartiene alle persone, appartiene all'altro. Attenzione, impedirono l'aborto risarcito al marito. Attenzione a questo. L'aborto comporta, cioè il fatto di non abortire, fare un figlio, comporta dei doveri per entrambi i coniugi. Dunque, impedendo l'aborto, hanno danneggiato entrambi i coniugi. Dunque il marito ha il diritto a essere risarcito. Attenzione, aborto, chi decide? Solo la donna. Perché il corpo è suo, sì. È suo, non è della famiglia, del marito, non lo va a comprare col matrimonio, le persone non si comprano, chiaro questo? Per cui giustamente la Cassazione dice: per l'aborto decide solo la donna, è chiaro questo? Questi sono i concetti civili, questa è la morale che deve guidarci, non la morale di possesso. Sono i valori di base di ogni diciamo, società che voglia funzionare normalmente, con il valore alle persone. Esatto. E non alle cose e non alle idee assurde. Cioè se noi riconosciamo sempre il fondamento di qualsiasi cosa, che è la persona che viene aggregata in comunità, ma che viene aggregata in comunità non perché come forza, come sottomissione, ma come adesione e come necessità, la cosa è diversa. I cristiani partono da un Dio che crea il mondo e che detta le regole, e tutti devono informare al di là di quello che tu possa essere. Ah, guardate che io intendo finire questa rassegna di sentenze da Corte Cassazione e Corte Costituzionale. Non prendo telefonate. Se arrivo alle 16.30 non prenderò neanche una telefonata oggi, perché sono già incazzato per la volta scorsa e chi mi ha ascoltato sa benissimo perché sono incazzato. Lo sento anch'io. È vergogna, la mafia è una cosa vergognosa, ma vergognosa dove non si può lasciare uno spazio di un solo centimetro quadrato. Allora, andiamo avanti. Niente tasse per Scientology. Cosa succede? Allora, se la Cassazione ha riconosciuto che questa è una struttura religiosa, paga le tasse come tutte le strutture religiose in questo paese, cattolici compresi, tutti gli altri, che hanno da pagare le tasse. È chiaro questo? Allora, tutti quanti sono uguali sotto la legge. La legge determina i comportamenti delle persone. E il Ministero ha accolto il ricorso di Scientology e ha detto sì, è una religione in base ai suoi fini, in base ai suoi progetti.
che aveva qualcosa da dire, fa schifo, mai a testa delle persone. Fa... Guardate che se questo avviene è solo perché il condizionamento educazionale cattolico ha preparato le persone perché questo avvenga. Per cui è una conseguenza, non è una cosa prioritaria. Le persone non sono create di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, vengono preparate per questo. Per cui chiaramente se tu prepari la persona a essere una bestia, c'è la concorrenza che si contiene della bestia. È chiaro questo? Spero che sia chiaro, Francesco, per più è così. Nuove norme recepiranno le regole comunitarie. Abolita la parola fanciullo. Minori, lavoro vietato sotto i 15 anni. Oh, se era ora, Io ricordo questa roba qua, i cristiani che spaccavano il culo al manifesto del Partito Comunista. Mi ricordo, quello fatto da Marx, ricordi, nel 1800 e rotti, perché una delle norme che voleva era l'abolizione del lavoro minorile. Beh, d'altronde sai, l'importante è che i bambini morissero di lavoro però amassero Dio. Questo è fondamentale, lo dice il Papa anche adesso. Cioè, che uno viva da cani o viva sia da trattato da bestie o venga annientato, non importa. L'importante è che la sua vita la dedica all'amore per Dio. E adesso arriviamo alla macellaia dell'India e a quella lazzarona che ancora difende la macellaia dell'India. Allora, la morale delle persone è la morale costituzionale, è la morale civile, non è la morale del macellaio Sodoma e Gomorra. Cassazione, il Gazzettino, 30 ottobre 1998. La Cassazione dice un bambino non può essere acquistato. Allora, ripeto un'altra volta, un bambino non può essere acquistato. Io personalmente, Claudio Simeoni, aggiungo che un bambino non può essere neanche comperato o venduto e neanche predisposto a essere comperato e venduto. Ma la Cassazione dice che un bambino non può essere comperato, ma neanche una persona adulta non può essere comperata. È chiaro questo? Questo è la nostra morale, non quella della macellaia dell'India. È chiaro? Quella è semplicemente una criminale dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico e non si può andare in culo il nostro ordinamento giuridico soltanto per imporre macellaio di Sodoma e Gomorra. Dunque, quella persona che ha telefonato qui difendendo la macellaia dell'India si vergogni un milione di volte. Non perché lo dico io, ma perché lo dice a Cassazione. È chiaro questo? Oh, boh. Cassazione, reato promettere l'eterna giovinezza. I maghi, tutta la gente che in giro promette l'eterna giovinezza fa reato, ma fa reato anche se è confinato nell'ambito della religione. Chi promette il paradiso, la vita eterna, il nirvana? Soltanto che è confinato nell'ambito religioso, nell'ambito della fede. Però se, dal punto di vista civile, fuori dall'ambito della fede sarebbe un reato. È chiaro questo? Spero che capisca questa roba. Bestemmia libera, prete scatenato, un sacerdote veronese, ha fatto stampare e affisso a Verona un manifesto contro i giudici per protesta contro alcune sentenze assolutorie del reato di bestemmia, in particolare verso la Madonna, per vedere se a loro piace essere apostrofati allo stesso modo. Madonna, puttana, lo dico io. Il sacerdote Don Enzo Boninsegna, 51 anni, docente alle scuole medie, nel messaggio un 70% l'ha fatto stampare in giro per Verona. Allora, incoraggiando che sia insegnante alle scuole medie. Sì, infatti. Allora, cosa ha detto la Suprema Corte, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, le varie corti della Suprema? Che si può bestemmiare soltanto una figura all'interno di quella religione. E la si bestemmia quando la si offende pure e semplice. Cioè si può bestemmiare il Dio dei cristiani, si può bestemmiare il Gesù dei cristiani. Ma non si bestemmia quando si dice il pazzo di Nazareth, perché come abbiamo visto basta avere il supporto, basta che ci siano le prove di questo, e le prove le abbiamo fornite. Ora, i cristiani non possono nemmeno rivendicare il diritto di bestemmiare il loro Dio, perché nella loro pazzia, nella loro megalomania, hanno fatto credere che la parola Dio stia per il Dio suo Dio. Noi abbiamo un milione di dei, no? Più o meno. Uno più, uno meno. C'era Mel Brooks, il film La storia infinita, no? No. No, ma non la è. Storia più pazza del mondo di Mel Brooks. A un certo punto, facendo una scenetta davanti a Nerone, dice i cristiani sono poveri, ma sono così poveri perché hanno un Dio solo. I romani invece ne hanno tanti, hanno un Dio per tutto, gli manca soltanto il Dio per l'eiaculazione precoce, ma fa presto a venire. Per cui, bella questa, sì, è bellissima, questa è di Mel Brooks, Infatti lui non ce ne frega niente di prendere in giro anche i nostri dei, non si offendono per questo. Anzi, sono ben felici. E per cui
loro sono talmente megalomani cristiani che per la storia, per 1500 anni, hanno detto Dio è il nostro Dio. Cioè la parola Dio sta a indicare il nostro Dio. No, non è vero, Dio è un termine comune che loro elevano con la D maiuscola. Per cui non esiste bestemmia nel cristianesimo. Nel cristianesimo non esiste nessuna bestemmia. Chiaro questo? Non esiste? Esiste solo la definizione di delle figure che sono delle figure da fuori di testa, da pazzi, che imposte sulle persone provocano reazione violenta, provocano disprezzo, provocano desiderio di giustizia e giustamente le persone imprecano. Questo è in sintesi come il discorso. Allora, Macerata, automobilista assolto, bestemmiare contro Maria non è reato, chi bestemmia la Madonna non commette peccato, secondo i canoni cattolici, ma non si macchia di nessun reato agli occhi della legge, è quanto è stato sancito ieri alla pretura di Macerata, dove è stata emessa una sentenza che, oltre a ribadire che in Italia non c'è più una religione di Stato, ha stabilito che bestemmiare la Madonna o altre immagini sacre non significa commettere un reato contro lo Stato, chiaro? Ed è in linea con una recente sentenza della Corte Costituzionale e con il nuovo concordato. Ricordiamo che il concordato ha confinato la Chiesa entro ambiti precisi, mia finia, non ne ho tante, ma è lunga, guarda. La Cassazione assolve l'avvocatessa New Look. Questo ho voluto metterla perché effettivamente ha sempre sparlato contro i vestiti succinti, contro lei, ha fatto delle campagne, tipo Scalfaro che ha preso schiaffi quella, e giustamente la Cassazione dice no, non è reato, non esiste ste robe, non devono esistere. La sentenza del 4 febbraio 1999, l'ho messa apposta dentro perché è una sentenza di costume. Sì, ma scusa, ma anche dal punto di vista visivo, scusa, quanto butta una suora? No, dimmi sinceramente. Cioè, piuttosto è meglio un vestito più leggero o più bello, cioè, è che è più gradevole da vedere. Però pensate ai passi davanti nella processione e vedi tutte suore, alla fine veramente sei disperato e angosciante. Invece, questo è l'occhio di Francesco. Io invece mi riferisco... È una battuta, dai. Sì, io mi riferisco a robe più serie. Cioè, sì, no, non infatti, si può dire alle altre persone cosa devono, cosa non devono fare. Sì, ma quel tipo di cristiani fa, tu devi parlare così, devi pregare così, devi fare questo, devi fare quell'altro. Cioè, i comandamenti diano loro i comandamenti. Esatto, diano i comandamenti. Non vale in Italia la legge islamica che nega figli naturali. Islamici, c'ha passo legge. E se la confinano nella fede religiosa, volevo dire un'altra roba, ma se la confinano nella fede religiosa non è ammissibile portare in una cultura una cosa che è diversa. Neanche il cattolicesimo la permette a sé, neanche i musulmani, neanche i testimoni di Geova, neanche i pagani, se fa robe sue. La cosa da rispettare sono le leggi. No, ma pensa, dopodiché ognuno ha il diritto di fare i suoi giochi. Ma pensa però, che il concetto islamico, cioè quanto è perverso il discorso del monoteismo da cui deriva l'ebraismo, il cristianesimo, il cattolicesimo, dice che quando in una zona si insiede una comunità musulmana, loro hanno anche il diritto sugli altri. Sì. Proprio perché sono degli oggetti. Nel senso, perché loro rappresentano Dio, quando loro creano l'UELM, la consiglia, e la legge islamica poi si imposta anche agli altri. Mi sa che oggi telefonate non ne prenderemo, se non negli ultimi 5 minuti. Allora, la Repubblica, Cassazione, 5 giugno 1999. In che anno siamo? 1999. La Costituzione è entrata in vigore nel 48, sono passati 50 anni. Bene, a 50 anni di distanza c'è bisogno che la Cassazione faccia una sentenza per dire i bambini non sono oggetti, ma soggetti di diritti. Vabbè, è pazzesco, cioè è allucinante. Se la Cassazione è stata ridotta a far questo, significa che c'è qualcuno che ha fatto causa per ridurre i bambini a oggetti. Se la Corte di Cassazione ha dovuto fare una sentenza del genere, significa che le pressioni cristiane, le pressioni cattoliche di distruzione del sistema sociale hanno saccheggiato il sistema sociale. Veramente mafia. Mafia. Cioè, per noi pagani anche le cose hanno i loro diritti. Cioè, di conseguenza, basta per capire la differenza tra il cristianesimo e il paganesimo. Diciamo che questo è il nostro modo di vedere le cose. Noi, il mondo che ci circonda è vivo, è cosciente, consapevole. Sì, no, ma noi non pensiamo mai che le cose possono essere solo degli oggetti o delle cose statiche. E arrivare al punto di pensare alle persone come degli oggetti, come delle scatole, come qualcosa che si possa smuovere, sfare e disfare, è veramente atroce. Già. Sentenza della Cassazione. Stupro, niente patteggiamento. Dal Gazzettino 10 giugno 1999, sono abbastanza recenti, potete anche vederli. La Cassazione si ribella alle norme sul patteggiamento e rifiuta,
nonostante l'accordo delle parti con il consenso del pubblico ministero, del procuratore generale, scusate, accordo fra le parti dove la vittima non è interessata comunque, di applicare la diminuzione di pena da 5 anni a 3 anni e 4 mesi di carcere a un padre romano classe 52 che per 10 anni violentò le figlie di 14 e 7 anni. Ma su questo argomento più atroce era il dibattito che c'è stato, perché i cristiani dicevano che lo stupro è un reato contro la morale e non contro la persona. Ci abbiamo messo 50 anni, cioè, per andare fuori da quella. Però pensare, cioè dire, fa, commetti un reato e non colpisci la persona, ma colpisci la morale cristiana. Tanto è sempre un oggetto da mettere in ginocchio. Esatto, ma che te ne frega? Cioè, esatto. Cioè, non è che tu hai fatto qualcosa alla persona, hai fatto qualcosa alla morale. Alla morale. Esatto. Pensateci voi che razza di devastazione questo paese ha subito ad opera dell'organizzazione mafiosa e criminale. Adesso sì, posso dire criminale, ma no, perché lo dico io, dice la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, cioè mi sto allineando con te persone che stanno facendo un mazzo tanto, metti due dita così Francesco, ecco, un mazzo tanto, per riuscire a liberare questo paese dalle incrostazioni che tendono a voler sottomettere le persone. Questo è veramente una vergogna. È veramente una vergogna che le persone vanno a dire agli altri cosa devono fare anche oggi. Ricordiamo un'ultima cosa di cui io ho già fatto la trasmissione. Vi ricordo che il duello e la mendicità, specialmente il duello mi interessa, la mendicità non è più reato chiedere la carità, non è più un appannaggio dei cattolici, è appannaggio di tutte quelle persone che hanno bisogno. Non devono più umiliarsi ai cattolici, possono andare all'angolo della strada e chiedere carità senza essere arrestati. Ci sono delle condizioni, ma non è importante. Non è più un reato l'oltraggio a pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale non è più Dio, è una persona, ha gli stessi diritti di ogni persona. Se voi oltraggiate una persona, insultate una persona, non è più Dio. Non è più reato il vilipendio e non è più reato il turpiloquio. E perché non è più reato il turpiloquio? Perché anche ora che questa lingua italiana venga a modificarsi secondo le tensioni che hanno le persone. Perché questi qua andavano in giro a dire che le persone come devono parlare, come devono esprimersi, come essere educate, e non è più possibile. E infine, prima delle telefonate, Stato e cittadini hanno gli stessi diritti. Lo Stato, con una sentenza da Corte riunite, da Corte di Cassazione, viene accettato che è un soggetto giuridico. Lo Stato diventa un soggetto giuridico come tutti gli altri. Detto questo, qual è la posta in gioco? La posta veramente in gioco grossa? Allora, la sentenza che più di ogni altra ha esaminato il concetto di religione del nostro ordinamento giuridico è quella della Corte di Cassazione Penale l'8 ottobre 1997, numero 9476. La cui lunghissima motivazione è stata poco letta, mentre vale la pena di avere un po' di pazienza per cogliere alcune significative puntualizzazioni in essa contenute. La Cassazione ha innanzitutto ritenuta errata l'affermazione della Corte d'Appello di Milano, vi ricordate quella di Scientology prima, secondo cui, attenzione che cos'è sbagliato, religione nel suo significato corrente, secondo l'esperienza storico-culturale, è un complesso di dottrine incentrate sul presupposto dell'esistenza di un essere superiore che è in rapporto con gli uomini e dal quale questi debbono obbedienza ed ossequio. Questo è sbagliato. Aggiunge la Cassazione. L'elaborazione di una definizione di religione non può essere fondata senza violare le norme di diritto costituzionale. Cioè nessuno può definire cos'è un altro la religione. Esclusivamente sulle confessioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane, che finirebbero per escludere le religioni politeiste, quelle sciamaniche o animiste, o quelle che come il taoismo o il buddismo nelle sue varie articolazioni non promettono al credente la vita eterna col corredo di percorsi di salvezza privilegiati dal rapporto o addirittura dalla particolare grazia di un Dio unico. Cioè, se passa il concetto che la religione sia fatta da un Dio supremo davanti a quale persona si mette in genocchio, i politeisti, gli sciamani, gli animisti non hanno diritto alla religione. Questo è incostituzionale, dice la Cassazione, non le paranoie dell'Aries o del Chris. Questo è incostituzionale. L'ho detto abbastanza forte? Sì. Cazzo, spero che la polizia di Stato sia manco in ascolto, no? Cazzo, almeno sanno tutta l'indignazione di avere a che fare con la mafia, loro che fanno finta di non vederla. È chiaro questo?
E dopodiché ci sono anche in palio le sovvenzioni per i luoghi di culto, perché se non sapete, i politeisti hanno diritto alle sovvenzioni per i luoghi di culto, ma questo è un'altra cosa. Dopodiché qui ho sia il concordato e sia la carta costituzionale. Lascio a Francesco, chiudo quello che dico io e prenderemo forse un paio di telefonate, sì. Forse. No, beh, ecco, Claudio, io voglio dare alcuni consigli di lettura, visto che siamo nel periodo estivo e visto che l'argomento è trattato in questa trasmissione. Io consiglierei un paio di libretti. E allora, il libro di Luther Blisse, Lasciate che i bimbi, pedofilia, un pretesto per la caccia alle streghe, e che parla appunto del caso di Dimitri. Senta, io gli vorrei porre un paio di domande. Sì? È possibile? Sì. Allora, senta, intanto buonasera. Grazie, io buonasera. Io sono Luigi e gli pongo queste domande. Ora, lei ha fatto altro che attaccare la Chiesa Cattolica, ma a me risulta che c'è anche una concezione borghese della famiglia. E io vedo dei casi in cui litigano per avere questi figli e cattolici non sono per niente. Guardi che si potrebbe prendere l'esempio di Cicciolina. Sì. E poi io gli volevo far rilevare un'altra cosa. Lei sa che la magistratura è stata sempre divisa in correnti. Certo. C'era la corrente indipendenti, sì, ma anche come di pensiero, si chiamava, che certo. Faceva capo ai liberali. Sì. Era maggioritaria in maniera relativa. Poi c'erano altre correnti. D'accordo. D'accordo, no? Sì, sì, sì. E sa che il giudice che ha istituito, che ha levato i bambini dagli orfanotrofi e che ha detto che si vuole fare l'affido familiare e gli si deve dare gli stessi soldi che si darebbe a un istituto e se, qualora ci siano le famiglie da prendere, e che oltretutto si può fare anche in maniera coatta se siamo in presenza di reato con la denuncia di un terzo fuori della famiglia, si chiama Paolo Meucci, è cattolicissimo, o non so se è ancora vivo, ma era cattolicissimo. Tre quarti della Corte Costituzionale è fatta da cattolici, ma questo non toglie niente che siano persone oneste, cioè questo non vuol dire, ma cosa significa questo? No, siccome lei ha fatto altro che una requisitoria contro questa Chiesa Cattolica, che gerarchicamente e come strutturata oggi, con cattolicesimo a carattere popolare, mistico, eccetera, è logico che ha delle sue rappresentazioni che io magari non condivido. Ma c'è anche un cattolicesimo diverso imperniato dal popolo. Il cattolicesimo è sempre quello, ciò che smorza il cattolicesimo. Ci saranno degli uomini che sono cattolici che sono diversi da Papa Voitiva. Guarda, ciò che smorza il cattolicesimo è la società civile. Cioè nella società civile anche un cattolico che non sia un oltranzista va a costruire delle mediazioni. Aspetti, ma perché gliene voglio dire anche un'altra? Sa che adesso ci sono gli obiettori di coscienza, vanno a fare servizi civili, le varie robe, eccetera. Ma lei sa che fino a un certo periodo essere obiettori di coscienza significava fare la galera? Lo so, l'ho fatta anch'io quella battaglia, se forse non se lo ricorda. No, aspetti. Sì? L'unica persona che io ho conosciuto in Italia e che è andata sotto processo e che rimproverava alla gerarchia cattolica e gli diceva ma guardate che gira e rigira, gli unici obiettori di coscienza che vanno a finire in galera sono i testimoni di Geova. No? Era un cattolicissimo anche lui. Com'è che essendoci un monte di altri movimenti in Italia... Quando si trova queste persone che poi ne hanno subito anche le conseguenze o hanno fatto delle cose Luigi, anche... Luigi, come si chiama questa trasmissione? Ma non lo so come si chiama, ma è un'ora e mezza contro i cattolici. Allora, questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo e va a indicare ciò che è il male. E il male è nella definizione etica, morale, ideologica del cattolicesimo, del cristianesimo. Telecom Italia, chiamata urgente. Il male è anche questi imbecilli che entrano in mezzo. Sì, ma è normale, sai, è il minimo questo.
È normale, succede sempre. Telecom Italia, chiamata urgente per il numero. Comunque, 0, io gli volevo dire che c'è anche un concetto della borghesia che è fuori dal cattolicesimo e che mi pare molto deleterio, forse più che di una parte di cattolicesimo. E lei invece ha attaccato solo questo cattolicesimo. Io volevo solo dire questo. Se lei ha qualche cosa da dirmi, se no io la saluto. No, vabbè, io rispondo per radio fra un secondo. Buonasera. Buonasera. Il problema è che io so benissimo che avvengono tutte le mediazioni all'interno della società civile. Io so benissimo che vivere con l'orrore cattolico non è possibile mediare quello che è la vita. Per cui le persone tentano di mediare. Quando una persona entra in corte costituzionale, i costituzionalisti la preparano ad essere funzionale alla Costituzione anche al di là del suo credo religioso. Ma questo appartiene al costituzionalista, cioè appartiene a quella società civile che deve mediare le angolature. Questo io non posso non riconoscere questo eroismo. Ma al di là di questo, non è che la pulsione di morte viene a cadere, non è che viene a cadere quello che è il cattolicesimo, una sua espressione. Il fatto che la società civile cerca di avere altre regole, cerca di mediare fra forze diverse, questo non toglie che il cristianesimo sia questo. Pronto? Sì? Ciao Claudio, sono Marcello, avevo telefonato prima, ti ricordi? Dimmi. Quando ho parlato anche della Telecom, no? Sì. Quando gli ho sparato quella cosa della denuncia, no? Sì. Pronto? Sì, sì, ti sento. Pronto? Dimmi. Ah no, scusa, io dovrei fare una denuncia pubblica. Sì. Sai cosa è successo dopo? E siccome dovevo puntualizzare una cosa, ho provato a rifare il numero, capito? E io non ti ascolto per radio, per cui cerca di... praticamente mi hanno inibito il telefonino. Sì. Cioè io da qualsiasi altro telefono ho la linea con voi. Mentre invece con praticamente se ne è occupato, ho aspettato fino adesso. Sì. Mentre col mio telefono non ho più la vostra linea, mi è stata praticamente inibita. È strano questo. Cosa dici? No, beh, secondo me è abbastanza strano. Sì. Pronto, mi senti? No, ma tu mi hai sentito cosa ho detto? Sì, 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 ho sentito tutto. Ok, no, io volevo rendere questa cosa pubblica. Va bene. Ho anche testimoni. Va bon. Nel senso che mi è stata tolta la vostra linea, non quella degli altri. Ah. Cioè io posso telefonare a chiunque, però col mio telefono non più a gamma 5, almeno per il momento. Quindi questa la dice già, è già abbastanza comunque grossa. Guarda che io ho tenuto chiuso le linee fin quasi adesso. Sì, lo so. Bon. Però il mio telefono non è che rispondeva occupato. Sì. Cioè il mio proprio era inibito rispetto al vostro numero. Hanno tentato di bloccare la linea allora. Sì, l'hanno bloccata, sì, ma sì. Da altri telefoni la linea si ne aveva occupato, quindi vuol dire che la linea c'era. Dal mio invece morto. Ho capito. Buio. Ho capito. No, questa cosa penso sia una cosa molto significativa. I radioascoltatori hanno... gli amici della Telecom. I radioascoltatori hanno capito comunque. Eh? I radioascoltatori hanno capito. Sì, io volevo appunto renderlo noto. Okay? Va bene, ok. Sì, prima la rettifica che volevo fare era che oltre a fare i complimenti a Franco volevo farli anche a te. Grazie. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Comunque, siccome Franco è qui, basta i complimenti a Franco. Allora vai pure Francesco. Sì, no, ecco, allora... Chi vuole intervenire può telefonare alla 049 700 700. Dio è amore, misericordia e aiuto. L'ha detto. Sei proprio... Vai tranquillo Francesco. Questo veramente sarebbe preoccupante. Insomma. Allora, diciamo chiaramente che è pericoloso il fatto che le persone vengano a dire questo qua, cos'è Dio? Cioè nel senso di dire, e tu cosa sei? Cosa fai della tua vita? Consumi la tua vita nell'amore verso Dio e difendendo un Dio che non ti serve a niente. Cosa vai a costruire giorno per giorno? Cosa vai a fare della tua vita, dei tuoi momenti, delle tue circostanze? A cosa servono? Servono solo ad amare Dio. Non pensi che la tua vita abbia un significato ben diverso e tu possa realizzarti in maniera diversa e che tu abbia qualcosa? Appena che ho telefonato io che sbloccasse, eto. Grazie. Adesso so di telefonare dal mio. Bene. Ma Isè, attenti, bravi. Ciao, scusa l'interruzione. Ciao.
quello che è il discorso. Pronto? No, no, beh, non è un problema, Franco, dai. Ecco. Il discorso sto fermo. Poi... Ah, no, allora appunto, partendo da questo punto, da questa ultima telefonata, i cristiani vengono sempre qua a difendere Dio, a parlare bene di Dio, a dire che Dio vale a un valore, che bisogna amare Dio, che tutta la nostra energia va dedicata a Dio. Ma io voglio chiedere ai cristiani, a cosa serve questo? Cioè, la vostra esistenza è così misera, è così piatta, è così insignificante, che non ha nessun valore, che non ha nessuna funzione, su cui disprecare verso un'entità che voi non vedrete mai e cui dovete avere soltanto fede. Io chiedo, cosa ne avete fatto di tutte le vostre energie, di tutti i vostri valori, di tutti i vostri desideri, le vostre passioni? Le avete sprecate per questo? E se Dio te dà determinate robe... Dio non ti ha dato niente. Sì, Dio te dà determinate robe. Non ha dato niente Dio. Se Dio te dà certe robe, te dà per sacrificarle o per usarle? Se tu... Tipo il cuco. sai. E dopo? bisogna farsi un nuki per regno di Dio. Scusa, gli ebrei si vanno a circoncidere e i cristiani dicono che bisogna farsi eunuchi per il regno di Dio e i preti vanno per la castità. Gli ebrei sono così, ma i cattolici vanno che cuca, non te credi che... No, c'è lo Spirito Santo dai che interviene. Dopo quando gli telefona gli fa telefonate anonime, ma sotto anche gli tira, maschio è un caffè. Pronto? Non te credi, Cosa? Ah, non ho ben capito. Pronto? Claudio? Sì? Regista Sanare. Dimmi. Ascolta, tu hai nominato, aspetta che passo la radio. Sì? Il libro Nuovi Idoli, Nuovi Dei, no? Sì. Sì. E tu l'hai letto quel libro? Non ancora, no? Beh, ne ho letto abbastanza. Ecco, hai letto da pagina, aspetta, ti dico da pagina... 176. Ma sono varie edizioni. La prima... Io non sento per radio perché l'ho abbassata. Aspetta, ti parlo per. No, ma sono varie edizioni. E da pagina 177 in poi. Sì, sì. Ecco. Deprogrammazione? Deprogrammazione? Sì, ce l'ho anche segnato. Ecco, quello dovresti parlare, perché lì dimostra quanto voi avete ragione quando dite che una persona i figli devono essere, per i cattolici sono proprietà dei genitori, i genitori possono fare quello che vogliono dei figli. Capito? Sì. Ecco, e a me questa cosa io l'ho letta, da tanto tempo che l'ho letto sto libro che ce l'ha, no? Sì. Perché poi tra le altre cose devo averlo preso in qualche sette. È uno di quei giri. Ed è importante questo, perché guarda che la violenza che è stata fatta su questi ragazzi, no? Sì. Perché loro, figli maggiorenni, ragazzi maggiorenni, giusto o sbagliato che sia, che hanno aderito a una setta, e rapiti e violentati, e nel senso non violenza... Sì, sì, no, violenza fisica comunque. Sì, certo. Ma con droghe, con tutto, mancanza, c'è scritto, mancanza di sonno. Sì. Mancanza di... c'è un mucchio di cose. Privazione del sonno, privazione del nutrimento, vergogna per la nudità. Sì. Tutte queste cose. Cioè, è una cosa vergognosa, e per me è un... E poi questi genitori che pagavano 30-40 milioni, parliamo in quegli anni, sì, per sequestrare le persone. Sì, per sequestrare le persone. Ecco, questo dovresti parlarne, secondo me, sai. Io ho evitato di parlarne di questo, non perché... Mi senti? Sì. Io ho evitato di parlare di questo, non perché mi faccio pudore, ma perché io potrei parlare di un milione di altre cose, solo che me le tengo alzando il tiro un po' alla volta. Cioè, finché i cattolici hanno la mafia e loro non smettono di essere mafiosi, io continuerò ad alzare sistematicamente il tiro. Per questo non ne ho parlato. Vabbè, insomma, comunque io volevo segnalare questo, pensavo che non l'avessi visto e cosa. Sì. Comunque, vabbè, basta, si dito qua. Grazie, ciao. Ciao, grazie, ciao. Il... Sì. Ah, così? Sì. Ah, bravo, cioè il Gris e il Cirs, dice Franco Carraro, sono delle associazioni cattoliche che fanno i bocchini a tua mamma. Sì. Detto adesso Franco Carraro. No, ripeto, che fa bocchini a tua mamma. Cioè Franco Carraro dice che... No, Franco Carraro dice, ciò, semo. E Franco Carraro dice... Franco Carraro, su mi. Ecco, ti, ti, che i Gris... ti,
ti pensa partì. A mia madre. Ti pensa partì, stupidotto, pensa partì. Ma che venire qua a insultare la gente? Sta a casa tua. No, ricatta anche. Sta a casa tua. Sto facendo delle domande, no? Tino, decidi di fare delle domande, decidi di insultare la gente. Ma per fortuna la gente sente e... Per fortuna dite sia un cattolico e la gente si rende conto quanto marsi che sì. Ma io, ma non sono un cattolico. Dite sia un marso, scusami, non voglio offendere i cattolicesimi. Sono un fallito comunista, fallito che ha imbrogliato la gente. Che ha imbrogliato la gente, dimmi ciò. Che ha imbrogliato la gente per essere una vita media. Bucchinaro, che ti piace ciucciare sboro dei preti. Sì, però la vita media, la vita media in Ursa. Vedi, la vita media in Ursa. Sembra Radio Maria in Pisa. La vita media non sento sto lui amaro ogni fuori da Torino. La vita media in Ursa. Poi che altro ebbe con Radio Maria questo deficiente mente capo qui a marzo con Pigia Putei che vuole parlare Radio Maria. Mandavi la gente in Ursa. Pigia Putei, l'uridume. Ma sì. Magna sborata il prete di Lisiera. Un fallito comunista. Untume, pesto del merda. Sifilitico. Muri da un cancro ti che il marzo che ti ha messo il mondo. Putrido, vergognite che te sei marso come a merda, muri da un cancro sifilitico. Io non ho imbrogliato. Putrido, dite che imbroglia vita, no gente, dite che imbroglia vita, sifilitico, pezzo di merda, lurido, marso, te che viene un tumore che te muori da un cancro del fa, sifilitico, putrido, pincia putei, dite sia un pincia puteino che giugia sboro di putei. Magari, guarda. Mori, ah, manco mai, Dio, che hanno visto che ti sia fuori chi che ti si, ti devi acciucciare sboro di putei lurido, che sei uno che ti fa mani, se te che hai il coraggio viene fuori, te ciappi una piazza, i coglioni che ti fa mani, i coglioni su quello so, chi ti sia uno che pincia putei, mino mai 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 nessuno, mori, tubercoloso che ti si marso, che ti si un pincia putei, lurido, che ti mangi sboro di putei, luridume marso, chi ti mangi sboro di putei, infame, ti è che il Cristo che ti ha messo al mondo. Ma ti è che cosa che ti no, no, buttavo nome, mica è cosa stronzo, è un ricattatore, basta, un pezzo ricattatore per fin. Magna merda del ricattatore, uno che usa il telefono pubblico per telefonare, Tino te che imbrea, ti te che imbrea, putei, marzo. Puto parlare con Luigi a Treviso. Aspetta che ti passo. Aspetta che ti passo Mario, che ti dice due parole. Tomare puttana che a volte si è fatto impinciare da qualche sifilitico perché te la sei un marzo come ti. Marzo lurido, che te ti impiri, carreghe su pa' il culo. Ormai te ti impiri, a te ti impiri per figli a sedia elettrica e regnivato su pa' il culo. Sifilitico marzo. Ma chissà che te veglia un cancro che te a te che da restare paralizzato per sempre. Muri tumore marzo. Marzo, di io non ho imbrogliato i comunisti. Chiudiamo qui la trasmissione. Sì, ho sentito Franco, No, io questo non linguaggio che non mi appartiene e appartiene purtroppo a me. No, no. Questo è un verme, basta. Io mi tiro fuori chi che sei. Con te tocchi sotto, che tu visto chi che lei? Comunque, ho visto chi che sei. Con te tocchi sotto, che tu visto chi che lei? Vabbè. Chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo con quest'ultima parentesi fatta da Franco per tutta la sua rabbia, per tutto il suo disprezzo che ha per questa persona, no, giustamente. Ecco, guarda che questo qua, onestamente, con suo farte vedere cosa va via, se no Mario me copa. Ciao ragazzi, ci sentiamo alle ore 19. Ciao. Ciao.